Chi l'avrebbe mai detto? A tali e quali con Dancing Queen e Mamma Mia gli ABBA! Complimenti, e permettetemi di fare complimenti anche al nostro corpo di ballo. Eccole qua. Ah, tu sei il biondo. Non lo ricordo, l'avevo riconosciuto. Ma. Prego, venite qua, sentiamo che cosa ci raccontano i nostri giudici. Maurizio. Che vedo di abbandonati, abboni. Bravi, bravissimi. Giorgio, le coreografie le ha fatte Mainini o Enzo Paolo Turchi? Come? No. Perché lui c'ha un po' dell'Enzo Paolo Turchi, ce l'ha, sì. Però mi avete riportato in un mondo meraviglioso. Ma che mondo meraviglioso è questo qua? Guarda, è gioia pura. Avete portato una ventata. Ah, guarda, c'era Vasco Rossi, si è anche svegliato un attimo. C'è stato Vasco, un attimo si è svegliato, ha fatto anche così, quindi è un bel lavoro. Loretta. Bravissimi, bellissimi anche gli impasti vocali, veramente molto bravi musicalmente. Grazie. Poi grazie. Sono musicisti, quindi si sente quando una cosa non è improvvisata, che hanno studiato. Bravissimi. Grazie. Maggi. Allora, è molto facile cantare le canzoni degli ABBA perché biondo hanno delle cenere. Biondo cenere. Biondi molto facile. Sì, perché hanno delle melodie. Fammi sentire la tua versione di Mamma Mia, vai. Mamma Mia, ma senza orchestra come faccio a cantare? La cappella, dai. No, io adesso faccio il giudice. Quando verrò prossimamente, ho capito. Ma, allora, è molto facile perché hanno delle melodie così molto piacevoli con una grande ritmica sotto, però in questo momento voi siete stati pazzeschi, però mi mancava, Agneta e Frida, perché hanno dei voci completamente differenti delle vostre intonazioni, anche se voi siete state molto piacevole ad interpretare questo gruppo. Come ben sai, Carlo... Li hai conosciuti?
Ho conosciuto soltanto Aghinetta io, proprio all'inizio della mia carriera. In Svizzera, al Golfino di Cashmere? No, a Milano, a Milano quando andavo in giro. In giro? A far ascoltare le mie canzoni, lei era arrivata con un personaggio che non ti posso dire chi, comunque non so se avesse avuto un flirt o meno. Ma quello che ti volevo dire io, caro Carlo, visto che io devo dirti sempre delle cosine, come tu ben sai, perché tu sei uno esperto di musica, loro hanno attinto molto nella musica, dei Mamas and Papas. Stai zitto, fammi parlare, perché ce ne sono anche per te, perché non mi lasci finire un discorso, ragazzi. Tu fa male. Un discorso non me lo lasciano finire. Mamas and Papas. Ecco, no. E poi naturalmente hanno amato molto la musica. Maurizio, hanno amato molto la musica dei Beatles. Mamma però... mia. Mamma mia. No, mi Costanzo che balla in letto con Malcioglio. Non si è mai visto. Però l'unica cosa che ti volevo dire. Lasciatemi finire il discorso. Finiamo il discorso. Allora, l'unica cosa. Beh, loro hai conosciuto molto... lei che stava con Ciro, hai detto. Chi è Ciro? Prima. No, era Giro, ma lui ha detto Ciro. Perché? Io non ho detto il nome con la persona con la quale stava. Comunque, mi lasciate finire questo discorso? Sì, no. Stai facendo tutto tu, finisci. Ma come? Ma se vieni tu qua, mi fai sballare, balli con me. Mamma mia, mamma mia. Hai visto, hai cantato? Acqua nariditio. Comunque no, Carlo, la cosa che ti volevo dire molto... Allora, io ho letto un'intervista di uno dei componenti degli ABBA. Pensa che loro amavano tantissimo due cantanti italiani. Uno, Nicola Di Bari, voce bellissima, e l'altro è Peppino Gagliardi. Un altro cantante meraviglioso. Bravissimo. Ecco, questa era una notizia che mi piaceva noi sottolineare. Ti ringraziamo perché ci hai portato in giro con gli ABBA e ci hai raccontato. Io me ne vado via, ciao, te ne fai tu le altre puntate. Vieni qua. Bravi, comunque bravi, accomodatevi pure. Mamma mia, che puntata.